Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, dobbiamo anche colmare, scusate, quel divario che c'è tra l'Italia e gli altri paesi europei. Noi siamo veramente indietro, noi abbiamo ancora un costo dell'energia troppo alto, noi abbiamo ancora un costo del lavoro troppo alto, non abbiamo ancora una rete ferroviaria che in maniera capillare, scusate, insieme. Però questa è un'agenda per 20-25 anni di governo. Ma no, questa è un'agenda che spero che anche la prossima legislatura continuerà con o senza Draghi. Lei non è inquietata da questa salita al colle di Mario Draghi e non è inquietata nemmeno dal fatto che Mario Draghi domani, dopo il suo discorso al Senato, dica saluti a tutti. Io sono convinta, no, perché convinta non sono mai, ma fiduciosa del fatto che Mario Draghi, al di là dell'esasperazione che devo dire ci sta, alla fine per senso di responsabilità, di dovere per quella che è la persona, per il motivo per cui è stato chiamato, se lui avrà la fiducia non dei partiti, attenzione, questo deve essere, io voglio fare, mi deve perdonare, un appello. Lo faccio rapidamente perché dobbiamo andare in pubblicità. Io voglio fare un appello non ai partiti, non ai leader, non ai capitani, ma ad ognuno di noi che sediamo in Parlamento, e lo voglio fare anche agli amici e ai colleghi di Fratelli d'Italia, che è vero che per coerenza siete stati all'opposizione, ma domani chi non voterà per la continuità di questa legislatura con questo governo non andrà all'opposizione di un governo, ma andrà all'opposizione dei bisogni degli italiani e delle emergenze dell'Italia stessa. Immagino che Francesco Borgonovo questo appello non lo raccolga, però... Riparto da te subito dopo la pubblicità da questi due dati.